ci sono arrivate un paio di domande suscitate dalla nostra scorsa puntata. Allora, io dicevo che quando i ritardi sono forti nel pagamento delle proprie competenze, il lavoratore deve, come dire, deve muoversi, deve agire, deve intervenire in qualche modo. Ma per intervenire, in modo particolare la volta scorsa lo facevamo in relazione alle domande al fondo di garanzia dell'INPS, ha necessità di una qualche assistenza legale, sindacale. E io ho aggiunto andare presso l'avvocato, presso il sindacato, chiedere seriamente se e fino a che punto ci sono percentuali reali di ottenere i propri diritti e chiedere un preventivo. Cioè, uno deve sapere valutare e decidere se gli conviene, se non gli conviene, se decide di investire quella somma, se decide di non investire quella somma, ben sapendo che purtroppo uno investe una somma per ottenere quelli che sono propri diritti. Alla domanda che ci viene fatta da Maria da Milano, ci chiede: ma anche con il preventivo può costare? Cioè, se io vado da un avvocato, entro dentro, e lì vale la pena di definirlo prima, di sentire prima, informarsi prima. È vero, il preventivo, l'elaborazione di un preventivo non è semplicemente costa questo, ma dipende da quello che è l'attività che deve essere effettuata e può comportare per l'avvocato un'elaborazione di una valutazione nel merito del cosa fare e del cosa non fare. E quindi vale la pena di concordare prima e di sapere prima se il preventivo comporta comunque una spesa o non comporta una spesa. L'altra cosa da ricordare è che nell'ambito del preventivo spesso, quasi normalmente, il preventivo prevede vari passaggi. C'è una prima grado del causa, potrebbe esserci un grado d'appello, ci potrebbe essere una fase di esecuzione forzata. Chiarire con l'avvocato che l'accordo eventuale vale per ogni singolo passaggio e quindi il passaggio all'appello, il passaggio all'esecuzione forzata, il passaggio in sede fallimentare deve comportare un nuovo incarico, deve comportare un nuovo firma di un nuovo preventivo, in modo che la persona non sia davanti semplicemente al costo iniziale e non si trovi poi sorpresa alla fine. Sempre Maria da Milano ci pone un altro problema e dice: ma io lavoro in un'azienda e tutti i mesi siamo in ritardo, poi magari ci pagano, poi siamo in ritardo, attualmente sono quasi 2 mesi che non prendo lo stipendio, ma ci promettono che entro fine mese verrà pagato quantomeno un pezzo del mese di giugno. Ma come posso capire, e come posso, se è vero o non è vero che l'azienda è in difficoltà, come posso tutelarmi in qualche modo? E qui spesso non è facile per un lavoratore riuscire a capire se il comportamento del datore di lavoro è un comportamento, come dire, contingente, temporaneo, o per ora è il segnale di un iceberg sotterraneo di una difficoltà ormai cronica. I vecchi operai insegnavano alcune piccole furbizie, alcuni piccoli segnali. Se c'è la macchinetta del caffè e improvvisamente la macchinetta del caffè rimane spesso priva di fornitura, non c'è più caffè alla macchinetta, capita una volta, va bene, ma se capita con una certa frequenza, spesso è un segnale brutto. I vecchi operai addirittura dicevano: guarda se c'è la carta igienica in bagno, se non c'è più la carta igienica regolarmente, è spesso un segnale che ormai si fa a risparmio su qualsiasi cosa. E questo è un segnale preoccupante. Che cosa deve fare il lavoratore? Deve
tentare, finché lavora ancora in azienda, di farsi alcune cautele, piccole cose, piccolissime cose. Primo, ottenere e chiedere di ottenere comunque la busta paga. Cioè alla fine del mese ottenere quelle che sono il calcolo delle proprie competenze. Dire al datore di lavoro io voglio sapere al mese quello che dovrei percepire, quello che avrei diritto a percepire. Poi se non mi viene dato perché c'è un problema mi verrà dato il mese dopo, però in qualche modo io devo sapere quanto. E come ho già detto un paio di volte fa, attenzione, se uno percepisce, prende una busta paga, ma non prendi soldi, non firmare le buste che non sono accompagnate anche dal bonifico o dall'assegno o dal pagamento, insomma, in qualche misura. Per evitare poi che venga detto, ah, ma c'è la busta firmata, quindi quella somma è stata percepita. Ma poi c'è alcune altre piccole cautele. Un po' cattive probabilmente, ma vale la pena di prendere un blocchetto appunti, un'agenda e segnarsi alcune cose. Segnarsi il nome di colleghi che un domani potrebbero essere testimoni in un'eventuale controversia. Nome non solo il telefono o il cellulare, ma nome, cognome e indirizzo. Quando uno va via, dopo 2 o 3 mesi, magari le altre persone cambiano il cellulare e la gente si perde totalmente di contatto. Mantenere i contatti con i colleghi, soprattutto se uno va via. Secondo, segnarsi i crediti, direi, cioè le fonti di finanziamento del datore di lavoro, cioè se il datore di lavoro a chi vende, con chi tratta e quindi a chi vanno mandate le fatture per poter capire eventualmente un domani intercettare eventuali pagamenti che arrivano da soggetti terzi, da imprese terze, dai clienti del tuo datore di lavoro. È un comportamento come dire, un po' malizioso probabilmente, ma è una cautela che va fatta. Aggiungerei anche segnarsi le banche, i conti correnti dove il datore di lavoro opera, che ti, con quale ti paga, tramite assegno o tramite bonifico, in modo da un domani poter avere degli elementi su cui potersi tutelare. L'ultima domanda è una domanda su quale eventualmente torneremo anche la prossima volta. Che cosa succede sui contributi? Ma io che non vengo pagato perdo anche i contributi? Attenzione, se il datore di lavoro anche non paga i contributi, ma fa le dichiarazioni mensili tramite il DM10, cioè in buona sostanza fa le comunicazioni mensili all'INPS, l'INPS comunque accredita al lavoratore i contributi, fermo restando che poi l'INPS agirà nei confronti del datore di lavoro per farsi pagare i contributi. Il problema è se i contributi invece non vengono dichiarati, cioè se il datore di lavoro non fa questa dichiarazione. Allora in questo caso il lavoratore deve controllare. Come fa a sapere se l'ha fatto o non l'ha fatto? Deve andare all'INPS, se non ha il codice PIN per accedere sulla propria posizione previdenziale e chiedere all'INPS il proprio estratto contributivo. E in quella chiesa eventualmente farsi dare anche il codice PIN personale da parte dell'INPS per poter da casa col proprio computer andare a controllare se ci sono o non c'è la posizione contributiva. Mediamente viene accreditata dopo un paio di mesi, non è più come anni fa che bisognava andare 5-6 anni dopo. Oggi, dopo un paio di mesi, viene posizionata accreditata. Se il lavoratore non rileva che ci sono dei buchi, deve rivolgersi all'INPS, ha 10 anni di tempo per poter rivolgersi all'INPS e dichiarare, attenzione, il datore di lavoro non mi ha fatto le dichiarazioni, non mi ha accreditato i contributi e chiedere quindi che la propria posizione contributiva venga regolarizzata. Grazie.